dei sistemi non è sempre meglio, diciamo, perché lì entrano innanzitutto delle questioni di scala. Il mercato regionale, anzi, se volete, il mercato regionale non ha quel problema lì della reputazione, perché nel mercato regionale, diciamo, la comunità che vive attorno al mercato regionale sa che l'incentivo naturale per il venditore al banchetto è offrirti una cosa che va bene. Perché? Perché tu da quel mercato lì tornerai mille volte. Se però l'organizzazione, qui diciamo socio-economica, fa sì che non esista più il mercato regionale e le economie di scala sono talmente forti perché tu hai bisogno di costruirti la roba alle gru, l'unica maniera per rassicurarti è far sì che la tua transazione al mercato, al grande ipermercato, sia in qualche modo dal punto di vista della ripetitività e della tua necessità informativa assimilabile a quella del mercato regionale. E l'unico modo che tu hai in quel modo lì è riprodurre esattamente, cioè è assicurarti che tu ritrovi esattamente la stessa cosa negli stessi luoghi. Non è affatto sempre così, anzi, se mi chiedi poi per il mio gusto personale, no, di sicuro. Il problema è che il complesso di condizioni informative fa sì che se il mercato rionale ha, per ragioni diverse che attengono all'economia di scala, economia di distribuzioni, una vita difficile, e quindi in qualche modo c'è uno spostamento verso la grande distribuzione però ha questo problema qua, che se è grande distribuzione che non si replica, tu vai malvolentieri perché hai in testa che essendoci un costo reputazionale basso, quel posto tenderà a darti una fregatura, cosa che probabilmente è anche vera. Allora, perché, diciamo, in questo caso più che il digitale e i social network cambiano radicalmente questa cosa qua? Ma perché se, ad esempio, il costo reputazionale attraverso la condivisione di informazioni negli alberghi, ad esempio, torna ad essere altissimo anche senza replicabilità, tu non hai più bisogno di replicare la stessa insegna del McDonald's in giro per il mondo o la stessa insegna dell'autogrill lungo l'autostrada, perché le condizioni della drogheria sotto casa del mercato regionale vengono riprodotte non attraverso la standardizzazione del marchio e la ripetizione esatta dell'offerta, ma vengono replicate attraverso la digitalizzazione, cioè che la piazza sotto casa in cui ci si scambiava l'informazione che quel panettiere è migliore di quell'altro viene riprodotta digitalmente, e quindi tutta una serie di scelte organizzative che avevano a che fare con il problema di sostituire la necessità informativa in altro modo vengono a cadere, e plausibilmente, e può darsi che noi piano piano vedremo sulle autostrade tornare una modalità organizzativa che è fatta di tanti piccoli posti diversi, non necessariamente standardizzati. Perché? Perché l'informazione necessaria tu non dovrai più reperirla attraverso il fatto che ti sei trovato bene 500 km prima e quindi troverai bene 500 km dopo, ma potrai reperirla su Facebook col tuo amico che ti dice: guarda che quel posto lì, anche se si chiama XY e non è riprodotto in alcun posto italiano, è un posto buono, e tu ci entrerai volentieri perché tu sai, non perché il tuo amico te lo dice, ma perché anticipi il fatto che il ristoratore, pensando che la sua azione ha dei costi reputazionali molto alti, sarà incentivato a darti il panino buono. Ecco che se noi usiamo questo framework e pensiamo sempre innanzitutto alle a come la digitalizzazione e tutti i suoi portati intervengono sulla qualità dell'informazione, sulle necessità computazionali, noi abbiamo uno schema che ci consente di interpretare alcune fondamentali trasformazioni dell'organizzazione dei sistemi economici e dell'organizzazione dell'impresa conseguenti appunto alla digitalizzazione. E perché, ad esempio, torniamo al nostro esempio del traffico. Oggi
date le nostre date diciamo la disponibilità tecnologica, noi non scendiamo dall'auto e contrattiamo sul mercato, sulla base dei prezzi, il diritto di passaggio, perché computazionalmente capite bene che è un esercizio spaventoso. Ok? Anzi, non potremmo farlo, no? Perché una sola transazione per due macchine non passare potrebbe durare un quarto d'ora. È abbastanza evidente che se noi avessimo un chip in tasca che descrive le nostre attitudini e disponibilità a pagare, che fa risalire questi dati a un grande centro di elaborazione che ha memoria del nostro comportamento nelle transazioni, sto dicendo delle cose evidentemente piuttosto irreali, ma insomma estreme per farvi capire, e che quindi diciamo arrivati all'incrocio noi fossimo perfettamente riconoscibili nella nostra capacità di contrattare e nella nostra disponibilità a pagare nei nostri comportamenti passati, è molto probabile che avremmo bisogno di molti meno semafori. E l'abilitazione attraverso le tecnologie digitali probabilmente sposterebbe l'organizzazione di quel problema di coordinamento verso un'altra strada. E questo vale sempre per quanto riguarda le condizioni informative e le condizioni computazionali. Qual è il punto fondamentale dell'impatto trasversale della digitalizzazione? È che cambia le condizioni informative e le necessità computazionali che stanno attorno alle transazioni. Cambiandole, spostano il pallino lungo questo segmento. E credetemi, adesso vi faccio un esempio su una storia un po' diversa, questa questione di qual è la modalità con cui si organizzano le attività economiche è una questione che sempre attiene a quelle condizioni lì, e quindi non vi do una risposta, ma vi do una lente con cui guardare il mondo. Quando pensate a come la digitalizzazione cambia l'organizzazione dei sistemi economici delle imprese, pensatelo esattamente in questo schema, cioè il fatto che dove sta il cursore in questo segmento dipende da condizioni informative e condizioni computazionali. Capite perfettamente, se pensate a internet o se pensate ai sistemi di road pricing, che le tecnologie digitali sono fondamentalmente due grandi driver di cambiamento esattamente di queste due cose. Nel caso di internet, ad esempio, delle condizioni informative in cui avvengono le transazioni, nel caso del road pricing, attraverso le capacità computazionali legate a quelle transazioni, perché il road pricing non sarebbe in nessun modo praticabile, quindi quel coordinamento lì, il fatto che il road pricing, per fare un esempio, il road pricing è esattamente una risoluzione del problema di coordinamento, c'è troppo traffico in città, usiamo il prezzo per coordinare la volontà della gente di intasare le città. Questa soluzione qua di usare il prezzo e non i divieti, no? In una città, vediamo se questo esempio ci consente di chiudere bene il ragionamento, in una città tu hai troppo traffico e hai bisogno di limitare gli accessi, va bene? Allora, tu puoi usare la pianificazione, puoi dire solo i residenti entrano in città, okay? Questo è un modo di risolvere attraverso l'autorità. Scegli il criterio con cui limiti l'accesso. Oppure, lato sinistro, entriamo rispetto alla disponibilità a pagare, cioè usiamo il prezzo, naturalmente fatto salvo il fatto che i residenti comunque possono entrare a prezzo agevolato, adesso lasciamo perdere tutte le questioni di equità, ma diciamo attraverso il fatto che la disponibilità a pagare determina, metto un prezzo molto alto e chi vuole entrare paga per essere entrato. È un altro modo per ridurre il traffico, evidentemente. Soluzione che naturalmente non era percorribile, era percorribile solo questo lato qua. Che cos'era percorribile? Perché questo lato non era percorribile? Perché la digitalizzazione dei sensori che hai sull'auto, delle antenne, dei database,
integrazione dei sistemi che ti consentono una capacità computazionale, per cui quando io arrivo al casello non c'è uno che mi chiede quanto sei disposto a pagare, se sono disposto a pagare tanto paghi, poi c'è tutta la transazione che costa moltissimo, quindi si creerebbero delle file infinite a qualunque punto d'accesso della città. Se tu hai la digitalizzazione delle tecnologie, per cui hai un sistema digitale che ti consente di far avvenire queste transazioni con un costo infinitamente basso, ecco che puoi permetterti di usare il prezzo come sistema di coordinamento dell'attività economica. Ok? Dubbi? Vi viene in mente un'attività economica che è stata radicalmente cambiata dalla digitalizzazione? Vendita dell'usato. Vendita dell'usato. In quanto? No, no, giusto. I mercatini adesso c'è eBay. Sì, no, no, assolutamente. E non solo c'è eBay, ma c'è un numero di transazioni che aumenta moltissimo, quindi cambia tantissimo la natura del mercato. In teoria dovrebbe migliorare il fatto che, se volete, quando ad esempio avete le recensioni, con la parentesina di quanti numeri di recensioni ha avuto quella cosa e soprattutto di quante recensioni ha dato colui che sta dando la recensione, stiamo sempre parlando della teoria sotto casa. Stiamo sempre parlando degli autogrill, stiamo sempre parlando di lo sfruttamento delle tecnologie digitali per cambiare le condizioni informative, cioè per far sì che la reputazione entri in mercati che sostanzialmente non avevano questo tipo di reputazione. Ma parliamo di processi innovativi. È abbastanza evidente che tutte le cose, diciamo, riconducibili al, e torniamo se volete un po' all'esempio iniziale, tutte le cose riconducibili al crowdsourcing, dall'open source all'open innovation, a tutti i fenomeni crowd che voi potete immaginare, tutta quella roba lì è abilitata dalla digitalizzazione e un modo stesso di innovare, quindi aggiungendo pezzi, è un modo organizzativo delle attività innovative che nessuno poteva neanche lontanamente immaginare. Ad esempio, prendete una grande azienda come Procter & Gamble. Procter & Gamble è una grande azienda, certamente non particolarmente digitale, detersivi, plastica, spazzolini da denti. Un giorno il suo CEO, suo amministratore delegato, va dagli azionisti e dice una cosa di questo genere: guardate, adesso poi provo a collegarmi un attimo, lo facciamo anche vedere. Dice: guardate, noi siamo Procter & Gamble, siamo una grande multinazionale, facciamo un sacco di soldi, e perché facciamo un sacco di soldi? Perché facciamo un sacco di research and development. Adesso vi dico una novità da oggi. Vedete lassù che c'è scritto Research and Development? Tiriamo una riga su Research e scriviamo Connect and Develop. Non esiste più per noi Research and Develop, esiste Connect and Develop. Se fate Google, se cercate su Google Procter & Gamble Connect and Develop, vedete immediatamente di cosa sto parlando. Cioè, Procter & Gamble sostanzialmente dice: io ho una convinzione che per quanto i miei laboratori di ricerca e sviluppo siano dei grandi laboratori e che abbiano dentro dei ricercatori straordinari, e sono certo che dentro i miei laboratori di Procter & Gamble ci sono dei ricercatori straordinari, sono altrettanto certo che quelli che stanno là fuori sono ancora più straordinari di quelli che ho io, che non avrò mai i migliori risolutori di problemi dentro il mio laboratorio che rispetto a quelli che ho fuori, che ho potenzialmente fuori. E allora, naturalmente, questo pensiero che Procter & Gamble poteva avere rispetto alla digitalizzazione, rispetto all'organizzazione dei sistemi
innovative, l'organizzazione delle sue modalità innovative, era un pensiero che poteva rimanere esattamente a sé stante fino a che la digitalizzazione non avesse abilitato altre forme organizzative. Perché una volta che, immaginatevi il mondo senza internet, io dico, vabbè, ho radunato qua i miei migliori ricercatori, ma penso che ce ne siano di migliori fuori, tutto quello che posso fare è continuare ad avere i miei quattro muri di laboratorio e andare fuori a cercare di migliorare al meglio possibile i miei sistemi di recruitment. Se invece arriva un sistema che mi abilita a spaccare i muri del luogo in cui io innovo e a cercarmi soluzioni fuori, beh, allora probabilmente posso radicalmente cambiare il modo in cui io posso innovare. Procter & Gamble quindi dice così: prendo il mio portale, non lo chiamo più il portale di Research and Development, ma lo chiamo il portale di Connect and Development. Sul mio portale posto problemi innovativi, da un lato, e soluzioni innovative. Cioè, qui metto, su un lato, ho bisogno di qualcuno che mi spieghi come faccio, diciamo che Procter & Gamble produce dei cioccolatini che assomigliano al Ferrero Rocher, per capirci. Allora dice, ho un problema, non riesco a capire come fare a non far impregnare d'acqua la nocciolina che sta dentro il cioccolato. Questa cosa qui tradizionalmente sarebbe stata risolta entrando nel laboratorio dicendo, cari ricercatori Procter & Gamble, ho questo problema, cercate di risolverlo. Il problema è che in questo modo mi rivolgo a 100 persone. Procter & Gamble dice, no, allora adesso io lo posto dicendo, cerco un solutore per il problema di non far impregnare d'acqua la nocciolina che sta nel cioccolato. E do un premio a chi lo risolve. In più, ti dico, l'altro giorno, io Procter & Gamble, facendo le mie ricerche, ho trovato un modo per far sì che quando versi il detersivo nella vaschetta della lavatrice non si alzi quella fastidiosa polverina che si alza. Questa è una cosa che invece ho inventato io, che però non penso di sfruttare nei miei processi produttivi. Cosa faccio? La posto sul mio sito e la offro. Quindi il risultato di questa faccenda, posto la ricerca di una soluzione, posto una modalità di soluzione che però a me non serve, significa spacco i muri del mio laboratorio di ricerca e sviluppo e uso il mondo come mio grande laboratorio di ricerca e sviluppo, cioè la quintessenza del crowdsourcing. Questa modalità di soluzione, questa modalità organizzativa di sviluppare la ricerca e sviluppo, evidentemente è fortemente innescata, anzi è quasi esclusivamente sostenuta dalla disponibilità di informazioni, dalla possibilità di abbassamento dei costi transazionali. Perché? Perché se io avessi dovuto cercarmi questa soluzione senza digitalizzazione, la stessa soluzione come sarebbe stata? Sarebbe stata che io dovevo uscire di casa, dovevo uscire dal mio laboratorio di Procter & Gamble, bussare casa per casa e dire, scusi, lei per caso conosce la soluzione per non far impregnare d'acqua la nocciolina? Quello non lo sapeva, dice, provi a passare dal mio vicino. Questa transazione era largamente improponibile, era una modalità organizzativa largamente improponibile. Se invece la digitalizzazione mi consente, con capacità computazionali e cambiamenti di condizioni informative, a bussare nello stesso istante a un intero mondo di vicini di casa per chiedere la soluzione di un problema e in più di connettere questi vicini di casa in una specie di comunità virtuale, è evidente che io ho una modalità organizzativa radicalmente diversa sostenuta dalla digitalizzazione. Chiaro? E questo modo, diciamo di crowd, di innescare processi innovativi, è un modo che ormai invade, no? Una larghissima parte di cose, perché
partendo dall'open source, non tanto come fenomeno, ma come, diciamo, caratteristica di miglioramento di traiettoria innovativa, aperta, di nuovo, sostenuta dalla sola capacità digitale, un po' perché migliora le condizioni informative, un po' perché la natura del prodotto digitale si presta al miglioramento incrementale e sequenziale, partendo da quel modello lì, questa cosa pervade qualunque tipo di attività economica, perché voi avete poi l'open innovation, cioè Procter & Gamble che vi ho spiegato, avete l'open finance o crowd financing. Se andate a guardare, Obama ha fatto appena passare in Senato americano una legge sul crowdfunding, che significa: quando io avevo il problema di una piccola comunità di genitori di comprare la scuola bus per i ragazzi perché il servizio pubblico non lo offriva più, io ho delle operazioni di microfinanza, di micro reclutamento di finanza per molto distribuito, per piccole somme, che sarebbero state improponibili senza digitalizzazione, dei piccoli sistemi di reclutamento di piccola finanza per obiettivi piccoli, che vengono abilitati esattamente da questo tipo di attività. Oppure avete la cosiddetta open science o crowd science. La NASA produce infinità di immagini di stelle, costellazioni, i grandi telescopi li producono, c'è bisogno di qualcuno che li classifichi. La NASA mai potrebbe farlo all'interno delle sue risorse, prova a buttarli sul sito e dire: c'è pensionati di tutto il mondo, ragazzi che avete voglia di classificarmi questi fenomeni astrofisici, e questo produce una selezione, una soluzione a questo problema largamente migliore che se la NASA avesse all'interno della sua impresa, con la sua gerarchia, con il suo laboratorio di ricerca e sviluppo, avesse utilizzato i suoi ricercatori. Questa modalità è una modalità che può essere fatta, diciamo così, sul mercato, anche se in questo caso l'incentivo è volontario, non c'è prezzo, in maniera molto distribuita, perché la digitalizzazione abilita questo tipo di soluzione. Convinti? No? Allora, volevo... ho un po' di tempo ancora per fare un cambio di prospettiva che poi si riconduce a questo. Che cosa volevo? Si vede che non ci siamo più sorprese di me? Sì, però si può attaccare lì. Ah, guarda. Tanto che attacco questo, ditemi se avete cruci o contestazioni. Dunque, volevo aprire un secondo capitolo, visto che pur nella necessità di ricompattare tutto in un'unica ora, abbiamo affrontato, secondo me, due questioni economiche abbastanza importanti, che sono il fatto che l'organizzazione d'impresa, l'organizzazione dei mercati dipende largamente da queste due componenti, cioè capacità computazionale e capacità informativa, e credo che sia piuttosto chiaro che, se avete capito questo, vi sia del tutto facile, tutte le volte che avete, come dire, un fenomeno digitale, collegarlo alla sua capacità di cambiare condizioni informative e computazionali, e quindi collegarlo al mutamento di modalità di organizzazione dei sistemi. L'altra questione, secondo me fondamentale,
che però poi alla fine si riporta esattamente, è uno splendido esempio esattamente di quella questione, è la questione dell'esternalità, che è l'altro grande fenomeno economico che si porta dietro massivamente la digitalizzazione. Solo per settarmi, il problema dell'esternalità non dice niente a nessuno? Allora, bene. Allora, è facilissimo. Qua il mio amico. Quanti soldi daresti? Quanto pagheresti? Ah no, ma tu lo sai già. Questo è lui. Quanto pagheresti stasera per andare in discoteca da solo? Da solo vuol dire che sei l'unico in discoteca? Zero. Bah, era facile. Quanto pagheresti per andare in discoteca tu, lui e lui? Voi tre? Sempre zero. Giusto? Quanto pagheresti per andare in discoteca con tutta questa classe? 50 centesimi. Quanto pagheresti per andare in una discoteca stasera piuttosto affollata in cui ci sono le 50 tue amiche più carine che conosci? 100 euro. Qual è il punto? Il punto è che tu hai un'utilità dal fatto di entrare in questa discoteca che non dipende solo dal valore intrinseco di essere in discoteca, ma dipende, è direttamente proporzionale al numero di altri consumatori che condividono con te il fatto di andare in discoteca. Se vogliamo dire, ti vogliamo chiedere a lui o a lei quanto pagherebbero per essere gli unici al mondo con un telefono, ti risponderebbero zero. Se gli dicessi a loro quanto pagheresti per avere un telefono con cui parli con questo pezzo della classe, ti direbbero un euro. Se gli dicessi tutta questa classe, forse ti direbbero 2 euro. Perché? Perché questi beni hanno una forte esternalità. Esternalità significa il godimento, l'utilità che tu trai dall'avere dal consumare un certo bene non dipende solo dal valore intrinseco di questo bene, ma dipende da quante altre persone condividono lo stesso consumo con te. Allora, invece, se io oggi ti chiedessi sempre quanto conta per... Allora, ho capito che per te conta, in quanto sei disposto a pagare molto, ho capito che per te conta il fatto di essere nella stessa discoteca con le tue 20 amiche più carine, e questo è comprensibile. Quanto conta per te il fatto che le tue 20 amiche più carine abbiano lo stesso modello di frigorifero che hai tu? Te ne frega niente. Perché quel bene è sostanzialmente senza esternalità. Giusto? A te, per te conta il valore intrinseco. In realtà non è proprio così. Tu saresti contento di essere l'unico al mondo con un frigorifero? O con un frigorifero molto particolare? Indifferente. Ma io non sarei tanto indifferente, perché se tu sei l'unico al mondo con un certo frigorifero, è abbastanza probabile che tu non abbia servizi di manutenzione, ricambi, altre cose. Allora, l'esternalità, diciamo, fissiamo un tassello. L'esternalità, un bene, vi procura una certa utilità che è fatta un pezzo da valore intrinseco e un pezzo da valore di esternalità. Il valore intrinseco è quanto vi piace avere quell'oggetto e basta, facciamo la vita lì. Il valore di esternalità è quanto è importante per voi essere connessi attraverso quell'oggetto col resto del mondo. Quando io mi sono comprato il primo computer, era, mi dispiace dirlo, il 91 credo,
E che ci crediate o no, non, era un mondo in cui non c'era internet. Non c'era, non c'era proprio. Quindi l'idea di essere collegati ai miei amici era una cosa che ancora io non avevo neanche immaginato potesse succedere. Quando sono andato a comprarmi il computer, me lo sono comprato largamente per il valore intrinseco, perché potevo farci del il valore intrinseco significa per il piacere di avercelo, basta. Potevo farci del word processing, potevo farci fogli Excel, potevo stampare delle cose, cioè, mi era utile. Ciononostante, quando io sono andato lì, ho chiesto, anzi prima di andare a comprare, ho chiesto un po' ai miei amici: ma voi che computer avete? Qualcuno mi ha detto un Mac, la gran parte mi hanno detto IBM, un clone IBM. E io ho deciso di comprarmi un clone IBM. Mi ricordo che il dilemma, tanto per farvi capire l'era geologica, era se comprarselo con una memoria di 32K o 64K. Me lo comprai il 64K, cioè uno sforzo enorme, però chiesi ai miei amici, perché chiesi ai miei amici? Perché per me era importante avere il computer, è d'accordo, ma era anche importante essere connesso con i miei amici, non direttamente, perché internet non c'era, ma indirettamente, cioè volevo essere sicuro che quando passavo un file qualcuno lo leggesse, con un floppy da 5 pollici, volevo essere sicuro che il mio amico avesse lo stesso word processor mio, così gli potevo chiedere come si faceva il grassetto, volevo essere sicuro di essere appartenere alla grande comunità dei cloni IBM, perché intuivo che su quello ci sarebbe stata più disponibilità di applicativi e di quant'altro. Quindi la mia utilità da avere un computer era fatta da un grosso blocco di valore intrinseco, ma anche da un valore di esternalità, cioè dal fatto che ero tanto più contento, tanti più amici lo avevo. Naturalmente qual era il punto? Il punto era che io non ero collegato direttamente, non era la rete di telefonia, ma c'era un valore di esternalità indiretta. Le PlayStation sono tutte storicamente non interoperabili, cioè voi non potete prendere un giochino ai tempi miei Atari e metterlo su Nintendo, non potete prendere Xbox e metterlo su Wii, non potete fare queste cose, sono non interoperabili. Tuttavia, se io vi dicessi: guarda, ti do la miglior PlayStation del mondo, ma sei l'unico del mondo ad averla, io fossi voi la rifiuterei, perché è bello avere una bellissima PlayStation, magari tecnologicamente superiore a quella degli altri, ma se io sono l'unico al mondo posso prevedere che magari la produzione di giochi non sarà particolarmente vivace, perché il lato dell'offerta vede me come unico cliente, non posso giocare con voi, non possiamo scambiarci giochini, insomma quando vado nei supermercati non trovo lo scaffale con i giochi miei, c'è una forte esternalità indiretta. Quindi questo è semplicemente per fissare valore intrinseco, che un prodotto, l'utilità di un bene fatta da un valore intrinseco, un valore di esternalità, e che questa utilità è un'utilità in cui, dove l'esternalità può essere generata o da fenomeni diretti di rete o da fenomeni indiretti. Questo conta, sì, questo conta tantissimo, perché fa funzionare i mercati in maniera strana, in tanti modi. Vi faccio vedere il primo modo, vediamo se lo posso riprodurre in un modo semplice. Facciamo un'esternalità diretta, ci sono i signori A, B e C, che sono già collegati, ok? E poi c'è un signore D, è una rete di telefonia, c'è un signore D che vorrebbe collegarsi. Allora,
Diciamo che questa è una rete flat rate, una rete di telefonia flat rate, in cui tu devi pagare un ingresso, una quota di ingresso alla rete, e poi quando sei nella rete non hai più costo. E diciamo che l'utilità, se è vero quello che abbiamo detto, l'utilità dell'iesimo consumatore su questa rete è uguale a, dico dei numeri a caso, perché non voglio fare dei pasticci analitici, ma diciamo 0,1 moltiplicato n, dove n è il numero di clienti che io posso raggiungere, giusto? Il prezzo per connettersi alla rete è 0,4, il prezzo di accesso alla rete è 0,4. Quindi stiamo parlando di un mercato con esternalità, dove l'utilità dipende solo dal numero di clienti che sono connessi, e da un mercato e da una rete telefonica in cui per accedere bisogna... Allora, adesso mettiamoci nei panni di D. Ok? Secondo voi di fronte a questa vicenda, si connette o non si connette alla rete? Sì o no? No, perché D si fa il suo conto e la sua utilità è meno 0,4, cioè il prezzo che paga, più 3 per 0,1, cioè l'utilità che non tiene, da meno 0,1, giusto? Giusto? È chiaro, no? Vabbè. E D non si connette. E noi, in una splendida economia di mercato, potremmo facilmente rassegnarci al fatto che D non si connette. In fondo io sono il signor A, a me che D si connette, no? Secondo voi c'è un problema nel fatto che D si connette, che non si connette? Non va a 0,4. A 0,4? Perché sarebbe n uguale a 4 se D connesso, e quindi l'utilità è nel prezzo iniziale. Rispetto a chi? Rispetto a un quinto. Sì, è un modo un po' contorto di dirlo, ma ci siamo. Ripetimi? E gli utenti gestiti sono comunque in perdita. Sì, anche questo è un modo involuto di dirlo. Vediamo, sono d'accordo con voi, l'intuizione è giusta, ma vediamo un attimo. Se D si connettesse, e chiamiamo ST il benessere del mondo, quindi l'utilità, il valore generale che è associato alla decisione di connettersi. Quanto il benessere totale del mondo con la connessione di D aumenterebbe o diminuirebbe? Se D si connette, abbiamo l'utilità di D, che abbiamo detto è negativa, cioè meno 0,1, giusto? Vero? Però l'utilità di A aumenta, perché può connettersi a uno in più. L'utilità di B aumenta e l'utilità di C aumenta, giusto? Quindi il surplus totale, se D si connette, è 0,2, cioè la decisione di D di connettersi aumenta il valore del mondo, cioè fa uscire una nuova torta dal forno, più ricchezza. Allora, questo è il problema. Questa decisione nelle mani di D, D prendendola, facendo i conti su se stesso, deve prendere la decisione di non connettersi, perché dal suo punto di vista, dal punto di vista dell'attività, è giusto non connettersi. Ma se si connette, genera un'utilità totale per il mondo. Quindi la sua decisione di non connettersi è inefficiente per il sistema economico,
perché se si connettesse si genererebbe valore. Quando si genera valore, c'è un concetto che si chiama di efficienza paretiana, quando si genera valore è ovvio che essendoci una torta in più si può realizzare una condizione perché tutti stanno meglio di prima, o meglio, che al peggio tutti stanno uguali a prima e qualcuno sta meglio degli altri. Quindi abbiamo una situazione in cui il mercato non funziona, perché chi celebra il mercato direbbe la decisione di D deve essere presa solo da D, quindi se a D non conviene, non si connette, va bene così, il mercato genera una soluzione ottima comunque. Non è vero, se D non si connette guardando solo a se stessa, brucia un valore di 0,2 per tutto il mercato, che è quello che state dicendo voi sostanzialmente. Come lo risolviamo questo problema? Incentivando. Tipo? Pubblicità. Pubblicità? In che senso? Prendi il computer che riesce a connettere. No, ma questo lui riesce a connettersi, è solo che data la struttura dei prezzi non riesce, è troppo caro per lui, non riesce a connettersi. Una parte del benessere più totale viene restituita lì, così che lui torna in pari. Bravo, e quindi come funziona? Come potrebbe funzionare? Potrebbe funzionare che A, B e C si tassano. Perché? Se A e B e C pagano ciascuno 0,05 a D, diciamo questo, A, B e C pagano ciascuno, tiro fuori la tasca, pagano 0,05 a D, quale sarà l'utilità finale? L'utilità finale di A sarà che la sua utilità aumenta di 0,1 perché ha uno in più con cui connettersi, meno 0,05 perché ha pagato D, giusto? Lo stesso vale per B, lo stesso vale per C. Per D com'è la situazione? Meno 0,1 che si è connesso, più 3 volte 0,05, perché ha ricevuto il sussidio dagli altri. Allora, se noi convinciamo A, B e C a tassarsi di questo, facciamo di nuovo funzionare il mercato e tutti stanno meglio di prima. Il punto fondamentale è: come faccio a far funzionare bene questo mercato? Come faccio a convincere A, B e C a dare i soldi a D? Perché ci guadagnano anche loro. Come? Perché ci guadagnano anche loro, bene. Allora ti rendi conto che questo è un perfetto problema di coordinamento che sta esattamente su quell'asse là. Perché? Perché se A, B e C sono quattro amici, e D sono tre amici e D è il loro quarto amico, il coordinamento sarà spontaneo, non è che ci va tanto, ti fanno due conti e dicono paghiamo noi la benzina per A, perché se siamo in quattro ci divertiamo di più. Questo è facile. Se però questo è un intero sistema economico dove ci sono 5 milioni di D e 40 milioni di A, B e C, il coordinamento spontaneo è molto difficile che avvenga. E quindi cosa devo fare se non avviene spontaneamente? Devo imporre una tassa, un sussidio incrociato, se volete, sulla bolletta di A, B e C, prelevo forzatamente e sussidio D. Perché? Perché penso che per ottenere questo risultato che è efficiente per tutti devo intervenire perché il coordinamento non funziona. Di nuovo, capite che da un lato lascio avvenire il coordinamento sul prezzo, dall'altra parte usando l'autorità, cioè la pianificazione. È chiaro che a che cosa ho fatto riferimento? Ho fatto come al solito riferimento alla natura informativa e computazionale di questo sistema. Se sono in quattro ed è facilissimo fare quattro conti e tutti sanno tutto di tutti, è evidente che userò il mercato. Se invece è un sistema molto grande in cui per fare questi quattro conti ci vorrebbe una capacità computazionale infinita, sarei finito sull'impresa, quindi sulla organizzazione gerarchica, su quello che avviene oggi, che sulla bolletta Telecom, ho un prelievo che sussidia quelli meno disposti a pagare.
Naturalmente, se per caso ho delle tecnologie che mi consentono il miglioramento delle condizioni informative e l'aumento di capacità computazionale, può darsi che non sia più necessario avere il prelievo pianificato, ma possa restituire di nuovo alla comunicazione. Ma questo era un pezzettino del discorso che volevo farvi. Adesso ne faccio un altro, sempre legato. Allora, è chiara l'esternalità, no? Allora, facciamo un giochino molto sciocco, che è quella della storia del bidone della spazzatura. C'è una piccola città, è domenica, siamo in una piccola città del deserto perché lo diciamo? Perché vogliamo che avere delle condizioni informative isolate. Facciamo un piccolo mercato escluso dal resto del mondo. Ed è il primo giorno, è il giorno prima, se volete, che vengano introdotte sul mercato una nuova generazione di PlayStation. Va bene? Il mercato, come avviene nella realtà, non è stato capace a coordinarsi, quindi ha prodotto tre PlayStation, una di tipo A, una di tipo B, una di tipo C, totalmente incompatibili tra loro. Significa che io non posso interoperare i giochini. Se compro A, devo usare i giochini di A e non posso usarli su B. Quindi sono totalmente non interoperabili le tre PlayStation. In questa piccola città vivono sei ragazzi, A, B, C, D e F, va bene? E la loro funzione di utilità è esattamente quella che vi dicevo qua, prima, l'ho cancellata. Un pezzo è valore intrinseco, il bello di avere una PlayStation e di giocare, un pezzo è esternalità, il bello di avere questa PlayStation compatibile con molte altre PlayStation di vostri amici. Quindi dipende dal numero di altri ragazzi che hanno la stessa PlayStation, più il fatto che una PlayStation vi piace perché ha una certa scheda grafica, perché ha una console fatta bene, i joystick, tutto quanto. Proprio un secondo di numeri. L'utilità quindi dell'iesimo consumatore è fatta dall'utilità intrinseca di comprarsi la PlayStation K, quindi il valore specifico che ha una delle tre PlayStation, più un fattore proporzionale che è lineare per ipotesi, per fare il giochino in un minuto qua, moltiplicato il numero di consumatori che hanno la stessa PlayStation K, altri amici che trovano con la stessa PlayStation. Quindi X K lo chiamiamo valore intrinseco, NK il numero di consumatori che hanno la stessa PlayStation, W un parametro. Stanotte, la notte prima, è vacanza, è un periodo di vacanza, la notte prima i ragazzi, è domenica, e quindi i ragazzi non possono far altro che sfogliare i cataloghi, aspettando con ansia lunedì mattina quando le PlayStation saranno sul mercato. Ok? Quindi sfogliano i cataloghi e nello sfogliare i cataloghi non possono far altro che dare dei punteggi sul valore intrinseco, perché non sanno quante altre PlayStation sono diffuse sul mercato. Possono solo dare un valore intrinseco. Quindi cosa fanno? Segnano le preferenze e prendono le loro decisioni di consumo, ex ante. A me piace A perché ha una bella scheda grafica, a me piace B perché ha un bel design e quant'altro. Quindi fanno questa tabellina molto semplice. Qui ci sono i sei ragazzi, qui ci sono i tre tipi di PlayStation e ciascuno assegna un punteggio di preferenza. Siccome i ragazzi sono diversi, ciascuno avrà una certa preferenza. Ad Alan piace di più B perché lui è molto sensibile alla scheda grafica, a Bob piace di più A perché invece gli piace un'altra cosa e via dicendo. Quindi la domenica sera prima i nostri sei ragazzi hanno preso potenzialmente le loro decisioni di consumo, cioè dice: se io vado domani mattina a comprarmi la PlayStation, Charlie pensa di comprarsi la C, David la B. La cosa interessante sul lato delle imprese è che questo comporterà domani mattina un mercato che sarà fatto un terzo, un terzo, un terzo. Dico bene? Perché le imprese hanno fatto la loro solite analisi di mercato, sono andati dai sei ragazzi, gli hanno chiesto quale ti piace,
uno gli ha detto A, uno B, uno C, e quindi loro ne hanno desunto che ci sarà questa struttura di mercato. Quindi una domenica sera tutti si addormentano e tutti con in testa una decisione di consumo, e le imprese abbastanza tranquille perché dicono vabbè, domani mattina inizierà con un terzo, poi se io sarò, farò una promozione migliore magari avrò il 40% di quota di mercato e quant'altro. Quindi essendo vacanza tutti si addormentano con in testa la loro decisione di consumo, però e dicendo tanto è vacanza, poi quando mi sveglio la mattina faccio la doccia, vado a comprarmi la PlayStation. Qui interviene questa faccenda del gatto di Charlie. Il gatto di Charlie è la rappresentazione umoristica, però seria, di un evento completamente esogeno, cioè completamente scorrelato dalle caratteristiche della tecnologia, dalle caratteristiche del sistema economico. Semplicemente Charlie si dimentica di dare da mangiare al gatto la sera prima. Quindi una cosa che non c'entra niente, né con le PlayStation, né con le imprese che le offrono, né con la disponibilità di ricchezze dei ragazzi. È una cosa completamente indipendente. Quindi la domenica sera lui si dimentica di dare a mangiare al gatto, il gatto al mattino è arrabbiato, è nervoso e molto presto ribalta il bidone della spazzatura perché si cercava da mangiare. Fa un fracasso terribile e Charlie ovviamente si sveglia. E quindi per puro caso Charlie è il tizio che al mattino si sveglia per primo per un evento che è completamente esogeno. E naturalmente Charlie, svegliandosi per primo, dice vabbè, sono sveglio, vado a comprarmi sta PlayStation. La sera prima si era guardato i cataloghi e aveva detto che a lui piace la PlayStation 5. Vado al negozio, entra in negozio alle 9:30 del mattino e in effetti trova tutte le PlayStation sugli scaffali. E a questo punto la storia si diparte. Lui entra e chiede al venditore: buongiorno, vorrei una PlayStation. E il venditore dice: prego, A, B e C. E lui dice: no, io ho visto, mi piace C, però scusi, quante ne ha già venduto? Cosa ha già venduto? E lui onestamente gli dice: niente, sei il primo cliente. Da qui in poi la storia si divide in due. Dipende molto da come è fatta la testa di Charlie. Perché se Charlie è uno molto testa dura, a cui piace C, comunque lui dirà: ok, compro C. Non mi interessa. A me piace talmente C che io mi compro C. Mi interessa cosa compreranno gli altri. Oppure Charlie è un ragazzo un po' più attento a come è fatta la sua funzione di utilità e dice: vabbè, non può, rischio di comprarmi C. Se voi tutti gli altri comprano A, io sono tagliato fuori. E cosa dice? Cominciamo dalla storia 2. Cosa dice? Dice al venditore: guardi, grazie, no, ma questa cosa, vado a pigliarmi un caffè, poi torno tra un'oretta, pensando, così guardo un attimo gli altri cosa compro e vado a pigliarmi un caffè. No? A questo punto se ne sveglia un altro dei sei amici. Anche lui è uno per cui l'esternalità conta. Va dal venditore e dice: ma io ho visto la PlayStation, vorrei comprare, quante ne ha venute? Nessuna, no, è passato prima Charlie, però ha detto che tornava. E lui dice: beh, sai cosa, anch'io vado a prendere un caffè, perché devo essere io il primo consumatore. Il risultato, a fine mattina, sono tutti al bar a bere il caffè e nessuno ha comprato la PlayStation. È un problema serio per loro che non hanno la PlayStation, per il venditore che non sta vendendo PlayStation. Vi sto raccontando una storia stupida, ma che ha un suo portato vero. Qualcuno di voi conosce la questione della Blu-ray contro HD-DVD? Cosa è successo lì? Lì è successo che una tecnologia che era largamente disponibile, già molto tempo fa, ha visto tutti seduti al tavolino fermi. Perché? Perché da un lato c'era l'HD-DVD, dall'altro il Blu-ray. C'era incertezza sia da parte delle imprese sia da parte dei consumatori su quale sarebbe stato lo standard, e quindi nessuno osava comprare il primo lettore o offrire il primo lettore, e nulla veniva scambiato sul mercato, con un problema economico molto serio, perché
perché l'introduzione di un'innovazione che avrebbe aggiunto valore ai sistemi economici veniva largamente ritardata. Come si è risolta quella roba lì, lo sapete? Adesso ve la dico così in maniera un po' anche qui leggera, perché dovremmo raccontare altrimenti cose lunghe. Che è venuto il signor Time Warner e ha detto: scusatemi cari produttori di lettori DVD che siete lì, che state al caffè a vedere se predominerà HD DVD o Blu-ray, siccome io perdo qualche milione di euro al giorno perché non posso distribuire i miei nuovi film in alta definizione sui DVD, se volete se cortesemente mettervi d'accordo prima che io mi faccia il mio standard e comincia a distribuire, prima che decida io. E ovviamente quei due dopo 3 secondi si sono messi d'accordo. Questa situazione è esattamente la stessa cosa, cioè in un mondo in cui contano moltissimo le esternalità, nel mondo digitale ci possono essere situazioni di impasse, il classico surplus prima della volata ciclistica, in cui nessuno parte col consumo, che è esattamente, tornando alla tua discoteca, uno dei tuoi problemi, che nelle discoteche non esiste mai il primo cliente, per definizione, perché non c'è nessuno che è disposto a pagare il primo biglietto, avendo utilità zero il primo biglietto. E quindi cosa fanno i gestori delle discoteche? Cosa fanno per superare questo, il problema di tutti al caffè? I primi 100 gratis. No? Perché fanno i primi 100 gratis? Perché hanno bisogno di creare una base installata, perché poi il 101esimo cliente finalmente avrà un'utilità sufficiente per essere disponibile a pagare il biglietto. Pure le ragazze non pagano. Torniamo un attimo indietro invece alla storia 1. C'è una testa dura, c'è una testa dura e decide di comprarla. Adesso qua non si vede bene al rosso. C decide di comprarla. A questo punto il secondo che va al negozio, che cosa dice? Ah beh, a me interessa. Cosa ha comprato C? È già venuto qualcuno? Sì, è venuto Charlie. Cosa ha comprato? C. Allora, la colonna C si aggiunge tutto un 0,2. Perché adesso comprare C non vuol dire più solo comprare il valore intrinseco, ma vuol dire comprare anche lo 0,2 di esternalità. Perché ce n'è già una diffusa. Quindi nella nostra formuletta ce n'è già una. Quindi vedete che già dopo il primo acquisto è molto probabile che il secondo cliente compri C. Se il secondo cliente compra C, è perfettamente certo che tutti compreranno C. Quindi il nostro mercato, che doveva essere un terzo, un terzo, un terzo, in circa mezz'ora è diventato un mercato perfettamente lock-in. Lock-in significa completamente bloccato sulla soluzione C. Anche qui con una serie di problemi non irrilevanti. Primo, se Charlie è il più stupido della città, è un problema, perché è emersa la soluzione C che non è quella tecnologicamente migliore. Vi sembra una cosa stupida? Conoscete la storia di QWERTY? QWERTY. Dammi qua sto computer da comunista, va? QWERTY! Sono le prime 6 lettere in alto a sinistra, va bene? Perché c'è QWERTY? Perché c'è questo layout? Perché sono le lettere che dici più. Certo, questa sarebbe la soluzione di mercato. Allora, le lettere della macchina da scrivere, fatti in modo che non si bruciassero tanto. Cioè, all'inizio, allora, ribaltiamo il problema, hai ragione, cioè, sono due cose. All'inizio c'era una nelle macchine da scrivere, appunto, c'era il problema. Dunque, ribaltiamo la questione: se io qui vi mettessi due dattilografe o due dattilografi ugualmente addestrati e di uguale talento, e li facessi battere un testo, uno su QWERTY e l'altro su un layout alternativo che si chiama Dvorak, quello di Dvorak sarebbe molto più veloce. Quindi noi ci immagineremmo banalmente che, essendo il layout migliore, una banale selezione di mercato facesse sì che tutti abbiamo dei computer con la tastiera Dvorak. In realtà abbiamo tutti con la tastiera QWERTY. Per quale motivo? Il primo motivo, cioè due motivi fondamentali, che sono esattamente l'equivalente del gatto che rovescia il bidone. Il primo motivo è il suo.
Nelle prime macchine da scrivere non avevano ancora non erano ancora riusciti a capire una soluzione meccanica che non facesse incrociare i tasti. Quindi avevano bisogno di una layout di tastiera che rallentasse la scrittura, non che la facesse diventare vicina, e inoltre che avesse una distribuzione di tasti tale per cui nella lingua inglese fosse bassa la probabilità di battere due tasti adiacenti consecutivamente. Quindi la soluzione QWERTY sceglie quella roba lì. In realtà c'è un'altra cosa che pochi sanno. Qual è l'altra ragione per cui i primi venditori di macchine da scrivere sceglievano QWERTY? Non sapete? Perché si può battere typewriter usando solo la prima riga in alto. Provate a guardare. Typewriter si può scrivere. E i grandi venditori di computer negli Stati Uniti facevano lo show con i clienti battendo con una sola mano, solo, velocissimamente, solo con una riga in alto, la parola typewriter. Quindi all'inizio si è imposta questa tastiera. Poi evidentemente questi due problemi sono spariti. Però la soluzione più efficiente non è emersa. Perché non è emersa? Perché ormai tutti i dipendenti, tutte le scuole usavano QWERTY e tutte le dattilografe erano state addestrate con QWERTY nelle grandi imprese americane, in queste stanzioni dove tutti battevano macchina. Quindi le imprese mai avrebbero comprato una tastiera da Dvorak, perché se compravano Dvorak si trovavano immediatamente centinaia di dattilografi che non sapevano più battere a macchina, e quindi continuavano a comprare typewriter, e quindi le scuole di dattilografia continuavano a insegnare su QWERTY, e da questo loop non si è mai usciti. Il sistema è lock-in, ok? In questo. La stessa cosa è la storia del VHS, del Betamax, no? Lo sapete? Lì qual è il gatto che rovescia il bidone? Qual è stato il problema iniziale? Betamax aveva un'ottima tecnologia, tra i professionisti era largamente più diffusa che VHS. Ma Sony aveva l'esclusiva sulla produzione dei device. Quali device? La Sony ha perso, però la Sony ha perso. Sì. E perché ha perso? Appunto, perché poteva produrre solo lei, mentre il VHS di JVC era più libero e lasciava ad altri produttori la possibilità di... Un po' questo, prendo la soluzione, un po' che all'inizio la Sony aveva le cassette di 60 minuti, perché era rivolta al mercato professionale e quindi usava cassette di 60 minuti. Nel momento in cui è partito l'home video, trascinato largamente dall'industria pornografica, la cassetta di 60 minuti era inutile perché non ci stava un film, e quindi VHS ha preso il vantaggio. A questo punto i distributori di film hanno massivamente cominciato a distribuirli su VHS, i consumatori hanno sempre di più comprato lettori VHS e via, con questo feedback positivo e si è consolidato il VHS ed è sparito il Betamax. Queste si chiamano qualche volta economie di scala sul lato della domanda, cioè che c'è questo fenomeno di vantaggi crescenti che nasce sul lato della domanda. Quindi primo, qual è il problema? Il problema è se Charlie è lo stupido in città che fa uscire la tecnologia. Secondo, che ci sono gli angry orphan, che in questo processo, se statisticamente in questa classe, io scommetto che se voi oggi pomeriggio andate in cantina, devono fare l'intervallo? Che dite? Vabbè, io devo fare un pochettino, ma lo sposo. No, come vuoi, posso fare un giorno adesso? Con sì, no, prendiamo un caffè se volete. Come vogliono loro. Dipende anche da quanto... Ma ancora un 20 minuti, mezz'oretta. Quindi... Magari facciamo un quarto d'ora intervallo e vediamo poi mezz'ora, così. Ok, va bene. Un quarto d'ora allora.